Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo report di aprile parleremo di Kerberos, la nuova produzione Vertical Green che abbiamo annunciato nel report precedente e che oggi andremo ad approfondire in maniera più precisa. Senza ulteriori indugi, quindi sigla e iniziamo. Come ho già avuto modo di dire sia su Facebook che su Instagram, il nuovo progetto della Vertical Green, Kerberos, un progetto interamente musicale, quindi che si svilupperà attraverso album musicali, musica rock, rock progressive, sperimentale, con qualche sporcatina anche di blues, si inserisce all'interno del solco delle produzioni Vertical Green, che sono, sapete, caratterizzate da film, cortometraggi e serie web, per un particolare molto semplice. Anche in questo caso si racconta una storia. E Kerberos diventa quindi non solo una serie di concept album, cioè album musicali al cui interno viene raccontata una vicenda, ma una vera e propria concept discography in cui ogni album rappresenta una sorta di episodio di una serie musicale la cui narrazione costituisce un corpus unico. Durante l'annuncio di Kerberos non ho raccontato molto, anzi praticamente niente, della storia di Kerberos, e quindi il primo step è costituito proprio dal raccontarvi per sommi capi di che cosa parlerà Kerberos. Innanzitutto il nome Kerberos, che sia il nome della band, della One Man Band in questo caso, sia uno pseudonimo per il sottoscritto, una sorta di nickname musicale, è anche il nome del protagonista di questa storia, e che anche nel suo caso si tratta di un nome d'arte. E questo personaggio principale non è propriamente uno dei buoni, o meglio, si parla di un personaggio che avrà un arco narrativo di evoluzione, quindi anche in qualche modo di redenzione, partendo da un personaggio fondamentalmente negativo, un antieroe, se vogliamo. La vicenda è ambientata in Messico e questo Kerberos, questo personaggio il cui nome d'arte è Kerberos, è un coyote, che è il nome attribuito a quegli individui che aiutano, tra virgolette, gli immigrati clandestini a passare il confine tra il Messico e gli Stati Uniti, un vero e proprio schiavista, ecco. Conosceremo Kerberos, ormai anziano, a scontare la sua pena in un carcere federale in attesa della morte. Ed è qui che Stereo Dreams pone le basi di tutta la serie. Infatti, questi Stereo Dreams, cioè questi sogni stereografici più veri del vero, gli preannunciano ciò che gli accadrà una volta che sarà morto. E qui cominceranno a intravedersi gli elementi distintivi di questa serie, che va a intrecciare aspetti della società e della politica del Messico odierno, fatto di appunto coyotes, ma anche narcotrafficanti, con la mitologia dell'oltretomba che viene, diciamo, messa in scena ogni anno in Messico con il Dia de los Muertos, e quindi tutta la mitologia relativa al mondo dei morti di tradizione azteca. Questi sono gli elementi, diciamo, i due elementi costitutivi di Kerberos, tutta la serie musicale che verrà sviluppata nel corso di tutta la produzione e che in Stereo Dreams avrà una sorta di lungo prologo introduttivo per poi andare a raccontare questa epopea dell'oltretomba da parte di Kerberos, un uomo che attraverso questo viaggio nell'oltretomba cercherà di redimere la propria vita e in qualche modo magari anche porvi rimedio. Diciamo con tutte le cautele
del caso, però voi ormai mi conoscete, sapete che sono una persona molto intraprendente e incline alla grandiosità. Kerberos, nella sua interezza, almeno nelle mie intenzioni, vorrà essere una sorta di divina commedia in salsa azteca, con uno sguardo verso un certo tipo di mitologia e di credenza religiosa di cui non si sente parlare molto, di cui non ci sono grandi approfondimenti, che invece studiandoli in questi mesi per preparare appunto il terreno per Kerberos ho trovato molto molto affascinanti. Kerberos rimanda ovviamente al Cerbero di dantesca memoria, ma la cosa interessante è che Cerbero viene definito dallo scrittore inglese Zachary Gray nel XVIII secolo come la rappresentazione del tempo. Le tre teste di Cerbero sarebbero il passato, il presente e il futuro. Il collegamento tra Cerbero inteso come il tempo visto come un unico corpus coesistente e la mitologia azteca sta nella concezione in cui gli aztechi, quindi poi i messicani, portando avanti e modernizzando la tradizione, attribuivano al tempo. E cioè, molto semplicemente, se ai due estremi, il passato e il futuro, sono elementi ai quali guardare, ai quali interessarsi, con i quali interagire, è necessario però focalizzare l'attenzione sul presente, sul momento ora, per evitare di essere divorati dal proprio passato, con il quale non si può più interagire in termini materiali, così come dal proprio futuro, con il quale allo stesso modo non si può interagire fisicamente se non attraverso il proprio presente. Quindi ecco che la figura di Cerbero nella Divina Commedia dantesca, con il suo concetto di tempo divorato, diciamo, e la tradizione azteca con le sue modalità di accesso al mondo dei morti, si uniscono inaspettatamente e mi hanno dato il destro per iniziare un progetto come questo, che lo potete già intuire da queste mie parole, sarà molto denso di significati e sottotesti. Ed ecco perché in progetto per ogni album di allegare un libretto, proprio come nella tradizione musicale operistica, un libretto che in qualche modo guidi l'ascoltatore attraverso tutta una serie di svolte narrative proprie del progetto, ma anche dare qualche piccola informazione extra sulle culture a cui l'autore fa riferimento per la creazione di questa storia. Molte cose ci sarebbero ancora da dire su questo progetto, ma per oggi mi fermo qui, anche perché, come ripeto, avete già intuito, si tratta di un progetto gigantesco, lunghissimo, pieno di cose stipate tutte insieme. Insomma, non voglio neanche anticipare troppo, anche perché poi, tra l'altro, sono ancora in fase di produzione. Sto in questo momento lavorando ai vari brani di Stereo Dreams, però appunto una visione d'insieme al 100% precisa ancora non ce l'ho nemmeno io, quindi alcune cose andranno a trasformarsi, quindi sarebbe anche inutile raccontarvi di più in questo momento, vedendo poi trasformati alcuni elementi. Posso dirvi però che nel momento in cui sto pubblicando questo video su Instagram e di conseguenza su Facebook con il repost, è possibile ascoltare un piccolo estratto di un brano da Stereo Dreams, ancora un brano di lavorazione, però è possibile ascoltare un piccolo assaggio e non vedo l'ora di conoscere la vostra opinione in merito. Per oggi è tutto, vi ringrazio per avermi seguito, vi invito come al solito a seguirmi su Facebook e su Instagram, di mettere mi piace e cuoricini laddove lo riteniate necessario, di visitare lo store online su Redbubble per farvi e farci un regalo e di continuare a supportarmi, perché siete una forza incredibile. Grazie e al prossimo report. Ciao!